Cornelio, si fa un gran parlare in questo periodo di quello che potrà essere il futuro, soprattutto per la stagione balneare. Gli operatori, abbiamo visto anche nella Romagna che stanno facendo dei piani per poter distanziare i lettini, per cercare di dare un distanziamento sociale, ma aprire gli stabilimenti. Secondo lei questo sarà veramente possibile? Che cosa accadrà, cosa succederà sulle nostre spiagge quest'estate? Ma sicuramente sarà un'estate diversa, sarà un'estate che vedrà gli stabilimenti balneari impegnati diversamente e allestiti in maniera sicuramente diversa. Non è pensabile che si riesca a mantenere le distanze di un metro interpersonali con il sistema che abbiamo sempre visto. Quindi è probabile che il distanziamento dei lettini venga aumentato fino a portare le distanze un metro o oltre e che vengano utilizzati dei sistemi di sanificazione aggiuntivi all'interno degli stabilimenti balneari e nelle aree comuni. Quello che viene fatto normalmente nei bar verrà fatto anche nei bar e nei ristoranti, verrà fatto anche nelle aree comuni dei stabilimenti balneari. Il problema non è tanto quello nell'adeguarsi alle normative, ma a sapere quando si potrà arrivare all'apertura degli stabilimenti, perché questa fase è, sentendo il governo, è l'ultima fase, quella dell'apertura delle strutture ricettive e comunque dei locali di intrattenimento, è l'ultima fase della riapertura, quindi si presume comunque di arrivare in stagione già inoltrata, metà giugno, i primi di luglio sostanzialmente. Ora, nell'intanto, noi nella speranza di poter comunque aprire, di riuscire a fare una stagione che comunque nei numeri sarà dimezzata, perché non avendo più non avendo poi la possibilità del turismo estero, avrà delle presenze dimezzate. E inoltre il danno economico alle famiglie italiane porterà sicuramente anche un calo delle possibilità e delle presenze. Questo nel frattempo gli stabilimenti balneari stanno chiedendo tramite le regioni e tramite gli enti locali di sapere se possono e quando potranno iniziare ad allestire gli stabilimenti. Ad oggi il Ministero della Sanità ha risposto con una nota che poi dalla quale è scaturita l'ordinanza dell'Emilia Romagna, per la quale sono consentite solo le opere di manutenzione ordinaria non differibili e la vigilanza presso le strutture. Gli allestimenti ad oggi non sono consentiti, sono consentite solo quelle opere, ad esempio, improcrastinabili, che possono essere quelle dovute ai danni delle alluvioni del 2019, del 2018, che non posso, o quelle opere di messa in sicurezza degli arenili. In questo momento, quindi, siamo in attesa di sapere quando possano iniziare gli allestimenti. Comunque, insomma, le previsioni a me purtroppo sono di grave crisi anche in questo comparto, sicuramente, perché lei ha parlato appunto stagione avviata, poi dimezzata per la presenza sicuramente minore di turisti interni e esterni, e poi anche il fatto di creare maggiori distanze vuol dire dimezzare gli spazi, ovviamente. Quindi, insomma, le previsioni anche dal punto di vista economico non sono buone nemmeno per i balneari, per dirla com'è. No, assolutamente. Ci sono dubbi addirittura sul se convenga o meno aprire e fare la stagione. Ci sono casi in cui
per dimensioni di stabilimenti più limitate, l'ipotesi è anche quella di non aprire affatto, perché i costi supererebbero i guadagni, perché se io ho uno stabilimento, faccio un esempio, se abbiamo uno stabilimento che fino all'altro giorno ha 50-60 persone e lo devo ridurre a 20-25, certo, con gli oneri aggiuntivi per la sanificazione, per la tenuta e per i materiali, per il DP e per tutto, e comunque ho sempre lo stesso numero di bagnini e gli stessi costi, forse potrebbe essere più comodo. E non ci sono anche interventi da parte del governo, magari per la diminuzione dei contributi sui dipendenti, forse conviene tenere chiuso.